Ciao a tutti! Allora, questo finalmente è il video tanto atteso, almeno da me, sul mio concorso. Allora, questo video, diciamo, è il video per annunciarvi il mio primo concorso che l'ho indetto per i primi 100 iscritti. Li ho anche oltrepassati e vi ringrazio. E niente, il tema di questo concorso è la primavera ed è stato scelto da tutte le ragazze che hanno votato. Il video appunto che avevo aperto per votare il tema. I temi erano due, c'era la primavera e le maschere veneziane. Appunto, le maschere veneziane non sono state neanche nominate, quindi. E allora, appunto, il tema è la primavera e vi faccio. No, vi dico prima le regole e poi vi faccio vedere i premi. Il premio perché ci sarà solamente una vincitrice, mi dispiace, però sono una casinista, una casinara, insomma, e so già che avrei fatto casini con la spedizione. Quindi, allora, vi dico le regole del concorso. Allora, prima regola, ovviamente dovete essere iscritti e iscritti al mio canale. Per il semplice motivo, non che io voglia accumulare iscritti, non mi interessa, ma per il motivo che voglio premiare tutti coloro che davvero mi regalano un sorriso appena vedo un commento sia positivo che negativo, perché se ne frega. Però tutti quelli che mi lasciano un commento, che cliccano il pulsantino giallo e vedo gli iscritti aumentano davvero. Mi rendete felici, grazie. E seconda regola, le modalità possono essere due. Allora potete fare sia un video tutorial live come quelli che faccio io, oppure potete fare un video con le foto. Però nel video delle foto dovete fare, cioè dovete farmi vedere tutti i passaggi, quindi la base. La parte dove stendete la base, dove mettete l'ombretto, il blush, tutte queste cose, insomma. Ovviamente voglio un trucco completo viso, non solo occhi, quindi occhi, guance, labbra, tutto. Poi, in entrambi i video, sia nella modalità tutorial live che nella modalità tutorial foto, vorrei, anzi, voglio che mi mettiate una foto intera di tutto il trucco, quindi di tutto il viso. Ed è obbligatoria, chi non mette questa foto sarà costretta a cancellare il video, mi dispiace. L'entrata, diciamo, potete fare solamente un video di entrata, non più di uno. Quindi solamente, scusate se mi snaroccio il naso, però c'è moccioli che scendono, vabbè. Allora, della rimasta potete fare solamente un video di entrata, quindi solamente uno. Se ne fate più di uno e poi me ne accorgo, li eliminerò tutti e due. Mi dispiace, però devo essere un po' severa. E poi il trucco che dovete fare può essere sia portabile che non portabile, quindi avete vasta scelta. Il trucco deve essere creato apposta per il mio concorso, quindi non voglio trucchi riciclati, ma deve essere fatto apposta per questo evento. Poi nel video, all'inizio o alla fine, dove vi pare, dovrete mostrare un foglio come questo. Non so se si vedrà, poi se non si vede vi metto la foto, dove c'è scritto concorso di pennarellina, tema la primavera, mettete il vostro nick e il concorso durerà dal 21 marzo 2010 al 21 aprile del 2010. Allora, il concorso non lo chiuderò alla mezzanotte come fanno tutte, ma lo chiuderò alle 6 del pomeriggio. Per il semplice motivo perché allora che mi trovo, diciamo, meglio io per chiuderlo, perché comunque sia non vado a dormire dopo mezzanotte, quindi non mi sarebbe possibile chiuderlo. Poi quindi se volete postare il video lo dovete postare sotto questo video. E appunto con quel foglio e entro le 18 del 21 aprile. Poi il video deve durare massimo 10 minuti, che comunque sia è la durata massima di YouTube, quindi è una regola basilare. E poi non potete utilizzare Photoshop, non credo che lo utilizzerete perché, però se lo utilizzate qualcosa di Photoshop, diciamo, lo capisco e
può essere che vi sgamo. Credo di aver detto tutto. Vabbè, se mi sono scordata qualcosa, come molto probabilmente sarà, vi metterò tutte le informazioni, tutto quanto nel box informazioni qui a fianco. Quindi mi raccomando, controllate il box informazioni.